Vorrei prendermi pochissimi minuti da dedicare a una persona senza cantare, magari ascoltando in sottofondo lui che canta, Maurizio, perché è una persona speciale. Magari gliel'ho detto troppo poco, allora insisto. No, non è Maurizio Costanzo. Maria, non ti preoccupare, non è lui. Maurizio, volevo dirti che io non ti amo, io ti stra-amo. Lo sappiamo benissimo entrambi che queste due paroline vengono usate, strausate facilmente. Spero di riuscire ad inventarne di nuove per te, per noi. Ti E insomma, lo so che non interesserà a nessuno quello che sto dicendo, ma l'importante è che lo senti, che lo ascolti tu. Volevo dirti che io mi ritengo fortunatissima perché sei entrato nella mia vita. Ti sei innamorato di me. La tua presenza mi arricchisce in un modo straordinario. Seppur tu sia lontano, come spiegartelo? Io non oso immaginare come sarebbe averti accanto. Mi sentirei la più ricca, straricca, arciricca. Credo che farei invidia anche ad Onassis. Ai più ricchi del mondo farei invidia perché è un tesoro imparagonabile a qualsiasi cosa esistente al mondo. Ringrazio Dio che tu sei un astronauta. Lo sappiamo noi in che contesto sei un astronauta. E ho dovuto aspettare 40 anni, ma finalmente sei atterrato sulla stella. Oddio, almeno spero che non sia atterrata la stella su di te perché sarebbe un po' più grave. E niente. Sono la più felice al mondo, ti ringrazio di esistere e di condividere tutto questo con me. Ti voglio bene. Piovretta.